nostro cuore, un pezzo di cuore di questo paese, un pezzo di cuore della cultura viestana, una grande amica, una grande persona, un'insegnante preziosa. Isabella Capabianca è qui con noi e ci presenta una risonanza. La risonanza. Ma queste case non sono più le stesse, eppure le riconosco una a una. Frugo tra i ricordi, ma più non trovo la pentola di basilico appesa al chiodo, i panni sciolinati un poco stinti, quel parlare fitto fitto dai balconi, i mille patti vecchi su cui squinte, il convegno furtivo alla fontana, appena appena si toccano la mano, ma qualcuno li tiene d'occhio dal sottano. Neppure i muri sono più gli stessi, scuri, scialbi, spogli d'ogni vita. Dove sono le voci dei vicini, i canti allegri dei uomini di cantina, le corse pazze dietro le galline, la paletta di fuoco che sfavilla di casa in casa, gli strilli, i richiami sul far della sera, all'asino stanco che porta meraviglie, a noi che avevamo solo il cielo. Il desco, si fa per dire, era una sedia imbandita di niente, e la famiglia che attinge all'unico piatto che sa solo di sale. Ma nella notte che suonate di chitarre e mandolini in serenata, dove siete ora? Fatevi risentire, voci amiche, come d'incanto, almeno un istante, per ritrovare la risonanza di memorie vive. Grazie, grazie, grazie. Bene.